Questa è Krakujevac oggi, 150 km a sud di Belgrado, 200.000 abitanti, ex capitale del Regno di Serbia. E questa era Krakujevac nel 1999. A Krakujevac, come nel resto della Serbia, c'eravamo anche noi italiani, a bombardare. Nel 99 tutti gli edifici dell'area industriale furono distrutti dai bombardamenti della NATO. Lì c'era la linea di montaggio della fabbrica di armi, un obiettivo militare quindi, e hanno bombardato tutto. Adesso è arrivata la Fiat, ha rilevato la ex Zastava e ne ha fatto una fabbrica all'avanguardia. Un investimento di 1 miliardo di euro, 250 milioni li ha messi il governo serbo, 400 la Banca Europea per gli investimenti e 350 milioni li ha investiti la Fiat. Obiettivo entro il 2012, produrre 200.000 vetture e impiegare 2.400 lavoratori. Tra qualche giorno questa piazzola, finito il cantiere, sarà così. Ospiterà un grande monumento in onore della Fiat che è stato scelto dai cittadini di Krakujevac, che hanno votato tra diversi progetti e alla fine è stato scelto questo. Fiat. Fiat. Vi piacciono le Fiat? Certo, sono i miei modelli preferiti. Questa è la 130. Una l'aveva Agnelli, un'altra il presidente Petrovic e la terza il presidente Polacco. Due Fiat. Ti piace la Fiat? Sì. Siete contenti che c'è la Fiat? Grande. Ci stanno accompagnando dentro lo stabilimento su cui campeggia la scritta "Come a Pomigliano siamo quello che facciamo". In questo momento qui stanno assemblando il cruscotto. È spazio libero per una linea aggiuntiva? Sì, se Marchione deciderà di produrre un nuovo modello, qui sarà possibile farlo. Ci sono un sacco di robot qui. Moltissimi. La linea è tutta automatizzata. Se da qui escono le scocche, gli operai che le producono escono da qui. L'Istituto Tecnico per Ingegneria e Trasporti di Krakujevac è la più antica scuola superiore professionale dei Balcani. Ci sono 1.400 studenti tra i 15 e i 19 anni. La scuola è sempre stata qui. I ragazzi crescono di fronte alle fabbriche dove potranno lavorare, di fronte al loro futuro. Imparano, grazie a delle attrezzature donate dalla Fiat. Elettronica Veneta. Che lavoro ti piacerebbe fare? Sono molto sicura di quello che voglio. Lavorare alla Fiat. Conosci altre persone che ci lavorano? Mio zio e mio nipote. Mio nonno lavorava nella vecchia fabbrica. Oggi Krakujevac sta cambiando, si sta ingrandendo e ci sono nuove opportunità economiche grazie alla Fiat e alle altre imprese che stanno arrivando. Mio padre era un operaio della Zastava e adesso è in Fiat. Vedi la Fiat anche nel tuo futuro? Sì, dopo questa scuola spero di riuscire a essere assunto. Io ho già fatto domanda per entrare, come operaio qualificato. E sei ottimista? Pensi che verrai assunto? Sì. Avete mai pensato di emigrare? In questo momento la disoccupazione qui è molto alta. In passato sì, ma in questo momento il mio paese mi sta offrendo delle opportunità. Sono ottimista per il mio futuro. Un futuro con uno stipendio di 300 euro al mese, per 40 ore di lavoro settimanali. Meno della metà di un operaio polacco che guadagna 800 euro. Un quinto dello stipendio di un operaio Fiat in Italia. Il punto critico è sempre il salario. È basso, 300 euro, ma per ora siamo soddisfatti. Sappiamo che in Italia molte grosse imprese hanno problemi con i sindacati, specie con la CGIL. Noi cerchiamo di spiegare ai sindacati in Italia che non rubiamo il lavoro agli italiani. Vogliamo semplicemente le stesse cose. Soddisfatti e pieni di speranza. Questi sono i sindacati in Serbia con cui tratta Marchionne. Vogliono guardare al futuro, che inizia oggi. È il giorno dell'inaugurazione del nuovo stabilimento in cui si produrrà la nuova Fiat 500 Large. Una manna venuta dal cielo, proprio come Marchionne. La presentazione della fabbrica avviene esattamente come a Pomigliano, gli operai schierati su due file e gli ospiti in mezzo ad attraversare lo stabilimento. Adesso do la parola a Mr. Marchionne, il nostro capo. Madam President, Mr. Prime Minister, authorities,
Ladies and gentlemen, good afternoon. I'd like to thank the Serbian government for its support and the partnership in this extraordinary venture. It is a great privilege for Fiat to be able to participate in the future growth and the development of the Serbian industry. Come a Pomigliano con la Panda, Sergio Marchionne, la firma sulla nuova 500. Nei quartieri alti sta firmando. Scusa, vieni qua, la firma sotto Marchionne. Voi siete dell'indotto, siete anche voi qua in Serbia? Sì. In questo distretto in cui lavorate voi e la Fiat ci sono agevolazioni fiscali? Ci sono, sì. È una zona franca? Beh, se è zona franca un motivo ci sarà. Niente tasse e per 2 anni il governo serbo paga i contributi agli operai assunti dalla Fiat. Agevolazioni simili sono previste per le imprese dell'indotto e altre, come Benetton, hanno ricevuto 9.000 euro dallo Stato per ogni lavoratore serbo assunto. Questa è la mia firma, quella col cuore. Questo pezzo l'ho prodotto io. Da quanto lavori qua? 1 anno. È il mio primo lavoro. Ci sono molti giovani qui? Sì, molti giovani. Io ho 22 anni. Ve la comprereste la 500 large? Devo dire la verità, che me la comprerei, bella macchina, anche se sono, voglio essere sincero, che avrei preferito che l'avremmo fatta in Italia questa vettura, perché comunque cioè, la situazione la sappiamo com'è. Alberto Forchielli, ma il nostro governo dovrebbe fare qualcosa per convincere anche gli imprenditori a essere un po' più patriottici, insomma, a rimanere in Italia in questo momento di crisi, o è una battaglia persa? No, gli imprenditori devono far crescere l'azienda e devono andare dove c'è crescita. In Italia non c'è crescita e dove non c'è crescita non si investe, punto. Quindi, Patrick, quello che tira gli investimenti più del basso costo del lavoro è la crescita dei mercati. Che in Germania il lavoro costa e continuano a fare 6-7 milioni di macchine, capite? Cioè, non è un problema di costo del lavoro. Dove c'è crescita ci sono investimenti, dove non c'è crescita non ci sono investimenti. Problemi in Italia. E da noi la crescita quando arriva? Ma quando ci sono i soldi, Coccobello. Ci vogliono 3 cose per fare la crescita. O i consumi tirano, o tira la spesa pubblica, o tirano gli investimenti. In un paese ipertassato, con un debito gigantesco, che non ha soldi, praticamente sul ruolo del default, non ci sono soldi, non ci sono strumenti per mettere in moto una crescita. Aspetta un attimo, siamo oltre la politica, siamo oltre i partiti qui. È inutile dare la colpa ai partiti. Qui è mancata una leadership europea, ok? Cioè, ritengo che la cosa migliore in questo momento sarebbe che Hollande potesse vincere, per ricompattare un fronte, Francia, Spagna, Italia, per potersi contrapporre alla politica della Merkel, che è stata disastrosa, che ha imposto una rigidità al sistema, che alla fine si ripercuoterà sulla Germania stessa, perché se crolla il resto dell'Europa, crolla anche il sistema tedesco, che è fortemente impegnato sul resto dell'Europa. E il più grande sbaglio che ha fatto Sarkozy è stato quello di fare il cugino cretino della Merkel. Lei decideva, lui faceva la conferenza stampa. Se ne è accorto tardi e forse perde le elezioni. La speranza in Hollande che riesca a spostare il baricentro delle decisioni dal nord al sud. In questo senso Monti viene bene. Se Hollande vince, e ammesso che vinca, perché potrebbe anche non vincere, e Monti dura fino ad allora Monti ha un peso politico, perché l'unica cosa che conta, l'unica speranza, è una politica europea. Si è aggiunto un altro tassello, appena arrivata la notizia. Solo di una politica europea. No, dicevo, appena arrivata la notizia adesso che Standard & Poor's ha degradato di 2 punti i titoli pubblici spagnoli. Non so se lei, che è un grande esperto di finanza, cosa può succedere? Niente, ormai è peggio di così. Cioè, ormai il mercato l'ha scontato. Siamo oltre il rating. Però scusate, questo punto...